conosciuto. Questo portone... è casa intera. Come dicevamo, come sempre, qualcuno in questo portone ritarda. Stranamente, ovviamente. Dico, qualunque mente, sempre. Però non è Marco. Non è Marco. No, non è Marco. Fai vedere che Marco ritarda senza far vedere che Marco ritarda. Giusto. Prendiamo l'orario. Prendi l'orario. Ciotti, aggiornò. Maria, oh, stranamente è diventato giorno. E siamo arrivati, prima tappa fatta. Papà, com'è andata? Bene. Marco, a posto Marco? A posto, a posto. Allora, valigie e scaricate. Ora partiamo. Ovviamente mi ero dimenticato i secondi pezzi qua, Sofia. Avete smesso di amoreggiare, dormiamo. Ciao! Perfetto, ora siamo gruppo. Possiamo andare a fare sportello. Quanto sarà, Sofia? 25 kg. Sarà, compa, sarà 30 kg. Allora, la nostra pensata poco prima di uscire, 14 kg scarsi. Allora, quelle di Sofia mi devo alzare io per alzare lei. Che ne pensi? Questo è 14. Questo è il doppio. Il primo record è stato stabilito, vero? 19 e 9. Allora, lei la stimo, 19 e 9. Proprio il puntino dovevi metterci. Cerca del gate, abbiamo appena perso del 15, ora stiamo cercando il 16. Uscita in barco 16, quindi questo sarà l'imbarco 16. Ecco, siamo divisi da un nastro, tu hai la priorità, noi no. Pronti per partire, non si sentirà nulla, ma va bene. Questo, siamo qui, ma chi manca? Marco! Marco! Eccolo lì! Siamo appena arrivati a Brescia, qui Rainey. Bonjour tutte le mani! Niente raga, l'atterraggio è stato distruttivo. Botta! Però il viaggio... beh, troppo... figa! Botta! Allora, valigia ritirata. E ora mi sa che bisogna uscire. Oh, ma da dove si esce? In bagno. Si esce dal bagno. Comunque, noi siamo appena arrivati. Ciao! Andiamo. No!
con te. Devi volare. Anche a Brescia dobbiamo portare la sicilianità, giusto? Forza Palermo e Santa Rosalia, eh! Cucino! Io! Ma io non offrimo un caffè! Comunque, stiamo facendo colazione, già la Red Bull se ne andà. Cosa fanno le chef? Massimo, ma rompiamo la pasta forno. Ma che cazzo? Ma me, ma perché? Lo raccontiamo come è stato il volo. No. Basta. Allora, guida turistica, dove ci stai portando? E dove dobbiamo andare? In centro. Perfetto. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a recuperare le mie amiche. Ciò significa andare in Piazza Vittoria, da Piazza Vittoria alla stazione, dalla stazione di nuovo in Piazza Vittoria, da Piazza Vittoria al castello. Bellissimo. Va bene, va bene. Com'è Marco? Bello. Fa schifo Marco. Mi sa che qua ci siamo docciati. Ma mi sa che un'altra doccia qua ci scappa stasera. In tutto questo stiamo salendo al castello. Ci sono centinaia di gradini. E niente, si continua a salire. E niente, se non vedrete questo video significa che sarò morto. Raga, qua la situazione sta degenerando. Aiutateci, per favore. Per favore. Continuando a salire al castello. Alessio mi ha rubato il lavoro. Qua sopra c'è un ponte. Tipo lavatoio. Dall'entrata al castello e stiamo cercando di arrivarci in qualche modo. Raga, siamo arrivati in un punto panoramico che è fenomenale. Vediamo stasera Serena in cucina. Allora, questa ricetta tedesca è in diretta, cosa... No, però adesso stai facendo soltanto... Vabbè, un po' lo sapremo come si fa. Vabbè, io sono fashion blogger, esatto. E io fashion style. Ma io adesso mi si deve bere. Guarda, lo sai fare questo. Guarda professionalità. Sei e 56. Ci siamo svegliati. Ci siamo pure lavati in tutto questo, perché ci siamo svegliati prima. Ma
La sto facendo adesso perché mi si diava a farla prima. Tanto se andrà a finire che adesso ci metto 3 ore per... Comunque, le tappe di oggi sono Mantova e poi andiamo a sperperare il denaro, zii, perché andiamo a Milano, via, andiamo a Milano a farci la ripresa col Duomo di Milano, perché noi possiamo. Niente. Qui sotto c'è questo animaletto. Questo animaletto ha fatto il compleanno. Cosa ripeti? Non ho capito. E niente, quindi buongiornissimo. Caffè. Comunque, binario 16, il binario 1 è... non si vede, raga, il binario 1 non si vede. Ma dov'è il binario 1? Oddio, bello, perché ancora il binario 10. Fa 16. Raga, 16. Altro che 3B. Dimmi una cosa, che ne pensi dei 16 binari? Comunque voglio farvi capire quanto è grande questa stazione, perché ci sono altri due binari e sono ovest, binario 1 ovest e 2 ovest, e poi ce ne sono 15 normali, ed è assurdo, 15. Anzi, 16. 16. Allora, siamo arrivati a Verona e si corre, andiamo a prendere l'altro treno, lo scambio. Sta arrivando, ma quindi dove stiamo andando? A Mantova, figa. A Palazzo Te. Palazzo Te? Sì. E me? Dov'è? A Mantova. Ho capito, a Palazzo Te. E me? Te. Te e me. Te. E siamo due. Te. Stiamo andando a Mantova. Abbiamo fatto il primo scalo a Verona. Stiamo cercando di non perderci e non perdere il treno, giustamente, perché abbiamo 15 minuti tra uno e l'altro. Mi ci spiegare una cosa, che rispetto a Sicilia, almeno qua i binari sono color ferro, non color rame invecchiato di 80 anni. Ma veramente sì. quelli quelli sono di scambio. Marco, Marco. Scusati Marco davanti a tutti. Vai in castigo. Bravo. Bravo. Vai, scendi in castigo. Andremo al Duomo di Milano. Spoiler. E faremo tanti auguri a te, proprio un portellazzo. Per adesso. Dopo la Macarena. È arrivato il treno. Fantastico. Dopo 2 giorni di girare scopriamo che c'è un biglietto giornaliero e si possono prendere tutti i mezzi della Lombardia senza pagare degli extra, che puoi usare per una giornata in tutti i mezzi che vuoi. Cioè, vi immaginate, abbiamo speso un botto di soldi senza sapere questa piccola cosa. Quindi ora dobbiamo aspettare che prendiamo una filo che ci porterà dove vogliamo andare. Siamo al Palazzo Te. Allora, siamo all'interno del Palazzo Te.
Giulia che ci fa da cicerone. È troppo brava, cioè è una professoressa dell'arte. Comunque, continuiamo a girare Palazzo Te e vediamo una stanza più bella dell'altra. Da Palazzo Te, ora siamo fermi alla fermata dell'autobus che aspettiamo l'autobus. Qua va la mucca mu. Niente, raga, mangiare il treno perché è l'unica soluzione per arrivare alla prossima meta. Comunque, ormai noi abbiamo trovato la Red Bull in bottiglia, raga. La Red Bull in bottiglia. Allora ragazzi, siamo appena arrivati a Milano Centrale. No, sì, ho inquadrato questo cartello, ma quello è il sottopassaggio. Comunque, siamo arrivati a Milano Centrale e ora si va in giro, raga. Allora raga, siamo a Milano, non me l'aspettavo, c'è un caos alla quale non ero abituato. Palermo in confronto è minuscola. Non lo so, è più grande del dovuto. Veramente, non so darvi una quantità. Adesso stiamo cercando la metro 3 gialla per arrivare direttamente al centro. Comunque raga, tutto molto organizzato e con i biglietti anche molto veloce. Come dicevo, tutto organizzato, i segnali sono nel punto giusto. Siamo in metro! La nostra prima metro, raga, innamorata. Io aggiungerei 130. Guardi i gatti! Arrivati anche qua, Milano, il duomo di Milano, che ho appena scoperto un'altra parte del mondo per me. Vero? Sì. Palermo in confronto cosa? Vero? No, una nocciolina. Bello, il compleanno al duomo di Milano. Tanti auguri a te. Una cosa tipica che si dice bisogna fare, ora ve lo faccio vedere subito. Ma che ci sono, lo faccio pure io. Lo facciamo con calma perché noi siamo vecchietti. Comunque raga, vi volevo fare notare che c'è il buco. Entro da Prada, esco, torno firmato. Dai. Sì, andiamo. E niente raga, siamo usciti e siamo allo stesso povero. Entriamo? Entriamo. Entriamo? Dove siamo? Al castello sforzesco di Milano. Vuoi aggiungere altro? Quando è stato costruito? Come è stato fatto? Qual è il tipo di architettura? Niente, non so niente. Cicerone!
Cicerona! Allora, raccontaci un po' del castello sforzesco di Milano. Di Milano. Non so niente. Guarda, guarda questa cosa strana. Guarda. Non ti senti piccolissimo, guarda quanto è grande. E niente, dopo il castello sforzesco direi che è giunta l'ora di andare a prendere metropolitana. Dalla metropolitana poi prendiamo il treno e si ritorna a Brescia. A Brescia ci aspetta il ristorante dove andremo a mangiare. Due ore di treno. Due ore di treno, ovviamente quelle sono preventivate nel conto. Certo che Brescia ha una metro. Che è fighissima! Ma perché il cartello al contrario? È fighissima, ma hanno montato il cartello al contrario, raga. Guarda che figa. Siamo arrivati alla fermata della Filo, quindi ora aspettiamo la Filo. Siamo stanchi. Direi che la giornata è andata alla grande. Tra Mantova e Milano ci siamo fatti circa 16.000 passi, circa 11 km. La sera la chiudo qua e ci vediamo domani. Buonanotte, a domani! Come chiudere il video in bellezza, va! Ah, cosa importantissima, compa! Cosa abbiamo dimenticato di dire? Cosa? Figa! Buongiorno, ragazzi. Oggi, Venezia. Iniziamo. Di nuovo stazione di Brescia. Oggi, come detto, si va a Venezia. Guardiamo il tabellone dove è il nostro treno. Stanno arrivando gli altri ragazzi, quindi li aspettiamo. E poi si viaggia. Buongiorno, raga. Buongiorno. Buonanotte. E niente raga, i problemi di Trenitalia che ci sono in Sicilia ci sono anche in Alta Italia. Ormai conosciamo benissimo Trenitalia, un po' come Internet Explorer, sempre in ritardo. Avevamo il treno alle 6.33, è stato cancellato e quindi adesso ci tocca prendere il treno delle 7.33. Quando lo scambio, che farà 7 minuti, e in 7 minuti noi dobbiamo prendere l'altro treno che da Verona porta a Venezia. Dopo una corsa pazza, il nostro treno ha ritardato un paio di minuti, giusto un paio, no? Siamo arrivati a 18.22 e c'era la coincidenza, quindi fatevi il calcolo. E niente, praticamente ci siamo fatti una corsetta per entrare in questo treno e questo treno ci porterà a Venezia, quindi i problemi dei treni Trenitalia ci sono comunque. Allora, siamo arrivati a Venezia dopo 2 ore e 20 di viaggio. Bellissimo, dopo un'ora di attesa del treno. Diciamo che 3 ore se ne sono andate così. Va bene, ci sta. Comunque siamo arrivati a Venezia, ora inizia il tour. Il tour guidato. Le nostre cicerone.
Allora, dove siamo, Giulia? Sta mangiando. Ce lo dice Fra. A Venezia, siamo nel Canal Grande. Adesso passiamo il ponte e iniziamo a indirizzarci verso Piazza San Marco. Quindi, direzione Piazza San Marco. Nostra guida ufficiale, Sarri Perry. Dove stiamo andando, guida? A Rialto. Rialto, vero? Raga, abbiamo trovato un vicoletto troppo bello che sbuca nell'acqua e quindi noi, come normali esseri umani, ci infrattiamo. No, ci imbuchiamo. Che spettacolo. Ora cade queste cose ho in testa e si. Che spettacolo, aspetta. Non poteva mancare il giro sulla gondola. Bongola. Bongola. Dopo il giro in gondola, dopo il giro di Venezia a casissimo, Piazza San Marco, gigantesca, e continua ancora là sotto. Piazza San Marco si ricollega a questo punto che è famosissimo per un quadro dipinto da Canaletto, che è Santa, la veduta di Santa Maria della Salute. È praticamente questa veduta di qua, ragazzi, cioè è bellissimo. È forse la parte di Venezia che mi affascina di più, perché ho sempre visto il quadro e adesso essere qui è tutt'altra cosa. Venezia, bella, ci tornerei? No! Comunque, ci siamo messi in treno che erano le 5 circa e dopo quasi 3 ore di viaggio in treno siamo arrivati a Brescia, che eravamo stanchi morti, abbiamo preso un'altra metropolitana, la filo, e siamo arrivati a casa. A casa abbiamo ordinato dei panini, ma questi panini non sono mai arrivati. Ma grazie ai genitori di Francesca, che ancora ringraziamo, ci hanno portato delle pizze e quindi abbiamo mangiato quelle pizze per
spuntino di mezzanotte e poi ci siamo buttati a letto perché veramente eravamo stanchissimi dopo questa tappa, diciamo, lontanissima. Eravamo veramente distrutti. Ci siamo messi la sveglia alle 7 perché il giorno dopo dovevamo andare a Gardaland. Nei giorni successivi, ovviamente, dopo Venezia, non ho più registrato, ho preferito godermi gli ultimi istanti del viaggio, ho lasciato perdere la fotografia e il video, ho preferito godermi quegli istanti con i miei amici. Il giorno della partenza siamo rimasti a casa e Marco è diventato un grande chef cucinandoci una boscaiola che era buonissima. Dopo la boscaiola siamo rimasti tutti uniti per ricordare tutti i momenti più belli del viaggio. Dopo essere stati insieme in una stanza, ci siamo preparati. Alle 5 e mezza circa eravamo all'aeroporto di Bergamo, pronti per salire sul volo di ritorno. Ammetto che è stato difficile perché Brescia è grandissima, però è molto ordinata, quindi ti abitui velocemente. Io devo dire che mi sono trovato molto bene. Brescia è grandissima, però ha i mezzi, ha tutto quello che ti serve a portata di mano, anche se magari lontanissimo, però con le giuste indicazioni, con i giusti mezzi, riesci ad arrivare da un punto all'altro della città in un batter d'occhio. Cioè, è bellissimo. E c'è molto ordine, è molto ordinata, molto verde, che è la cosa che mi piace di più. Ad un'ora di treno hai molte città, hai molte attrazioni. Una tappa che non siamo riusciti a vedere è Peschiera del Garda, Bolzano. Il tempo è stato poco, ma non mancherà l'occasione di risalire e andare a visitare tutto quello che non siamo riusciti a visitare in 5 giorni. Spero che il video vi sia piaciuto e quindi vi saluto qui. Chiudo il video che è già durato tanto e niente. Ciao ragazzi!